سيد الحمام شرب العرق لعب الورق خيل السبع سيد الحمام. La forza delle donne nel paese dei cedri è come un torrente che scorre sotto traccia. Jumana Haddad, scrittrice e poetessa, ne è una delle espressioni più vive. Attivista per i diritti delle donne, ci accoglie nella sua casa per raccontarci luci e ombre del Libano di oggi. Ogni giorno scopriamo una nuova ragione per sentirci frustrati nel Libano. Forse per questo è così straordinario, ma direi che una delle ragioni maggiori adesso è questa assenza quasi completa dello Stato che protegge i cittadini, dello Stato che rispetta i diritti di quei cittadini, dello Stato che comunque funziona, che può provvedere. Siamo in uno stato di paralisi, e se sei una donna ovviamente vai oltre la frustrazione, perché anche finora nel 2018 tu non sei una cittadina di primo grado, sei secondaria, i tuoi diritti non sono rispettati. Ovviamente c'è stato un piccolo avanzo a quel livello, ma non è un progresso di cui dobbiamo essere veramente fieri. È una cosa. Quindi stai dicendo che le donne in Libano sono ancora cittadine di serie B, in sì, qualche modo. Sì. Perché? E io ho visto, ma le ragazze sembrano molto libere per strada. Sembrano, ecco, è questa la parola, questa apparenza di emancipazione. È un po' ingiusta. Ma i libanesi, sia uomini che donne, hanno chiuso i loro conti con la guerra? Non abbiamo fatto i nostri conti con la guerra finora. Il mio ultimo libro, che è un romanzo, sta per uscire adesso in arabo e prossimamente in altre lingue. È un romanzo dove parlo della mia nonna materna, che ha vissuto il genocidio armeno, poi mia madre con la guerra fra Palestina e Israele, poi io con la guerra del Libano, e i miei figli, la generazione dei miei figli con la guerra in Siria. Quindi una zona, una piccola zona di migliaia di chilometri con tutte queste guerre. 100 anni di guerra, guerra dopo guerra, morte dopo morte, rinascita dopo rinascita. Questo sì che ti rende, diciamo, o una persona che ha assolutamente voglia di vivere, o qualcuno che non dà nessuna importanza alla vita. Io sono della prima categoria.